Voi pensavate che Nerde Retro fosse stato il primo caso in cui Luca Toselli si metteva su internet a parlare dei Pokémon? Questo è un grave, è un gravissimo errore. Perché sul mio primo canale, quello da oltre 200.000 iscritti, dove parliamo di calcio, di Juventus, dove più di una volta al giorno troviamo dei contenuti, sono caricati e nascosti al pubblico alcuni contenuti proprio a tema Pokémon che ho creato negli anni passati. Perché quando ormai 10 anni fa sono arrivato su YouTube e ho deciso di iniziare a creare dei contenuti, non avevo ancora belle idee chiare. Quindi andavo un po' di qua, un po' di là e parlavo di tutto quello che mi appassionava. Non ero specializzato su una determinata cosa, come il canale ora ha raggiunto la sua massima esposizione, splendevolezza, chiamatelo come volete, ma parlavo un po' di tutto, parlavo un po' di qua, un po' di là e facevamo una sorta di fritto misto, che è la cosa più sbagliata del mondo, che è un po' quello che sto facendo con Nerd Retro, perché è vero, i contenuti a tema Pokémon vanno fortissimo, quelli a Magic e One Piece ancora un po' meno, ma perché non sono bravo io in primis a dare continuità e forse servirebbe comunque un canale specifico, ma fa lo stesso. Fa lo stesso, qui ho deciso di dar libero sfogo a quello che è la mia passione, la mia fantasia, la mia creatività. Però io volevo farveli vedere questi contenuti perché è vero che sono privati, non si possono trovare nella catena di ricerca di YouTube, nel motore di ricerca di YouTube, ma accedendo con il mio canale principale è possibile visualizzarli all'interno dei video privati. E quindi iniziamo questa nuova serie. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri episodi di questa nuova tipologia di video, ma soprattutto fatemelo sapere con i mi piace perché se arriviamo a 200 like vi porto anche il prossimo video in cui sono in giro per Ferrara, quando ancora facevo l'università, a catturare Pokémon in Pokémon Go. Un contenuto veramente fuori di testa. Quello di oggi invece si chiama Pokémon Go è fantastico, tuffo a cuore aperto nell'infanzia per catturarli tutti. Come potete vedere già i concetti relativi alla nostalgia erano presenti. Risale al 9 luglio 2016, Road to 100K addirittura, 21.000 e rotte visualizzazioni con 1.467 like. Quindi diciamo la verità, era andato anche abbastanza bene. La miniatura invece era questa. Proprio stile YouTube del 2016. Pokémon Go è una figata fotonica, pazzesco. Non pensavo si riuscisse a raggiungere questo livello di gioco dopo ben 17 anni dall'arrivo in Italia di Pikachu e amici. Se sono arrivati a questi livelli con i classici Charmander, Squirtle e Bulbasaur, non immagino quando rilasceranno gli eventi in italiano per Mew, Mewtwo, Zapdos, Moltres e Articuno. Pokémon Go può essere scaricato tramite APK per Android o tramite un account della Nuova Zelanda nello store di Apple per iOS. E poi allegavo la guida di Pokémon Millennium addirittura per scaricarlo perché il 9 luglio 2016 ancora Pokémon Go non era disponibile in Italia. Tant'è che per l'occasione sono andato a riscaricarmi Pokémon Go e sono andato a vedere. Ed effettivamente il mio Charmander è stato catturato in data 6 luglio 2016. È ancora un Charmander, non l'ho assolutamente toccato, non l'ho fatto evolvere, volevo lasciarlo così come ricordo. E diciamo che dal 2016 al 2024, come ricordo, è rimasto. Solo io, credo, solo io. Classica partenza da video di Pokémon con l'intro di Pokémon Rosso e Blu. Vabbè, grande classico. Wow, Pokémon! Siamo nel 2016! Stop, stop. Lì siete nel 2016. Qui siamo nel 2024. Sono passati 8 anni. E si vedono tutti sulla mia faccia e sulla mia pelle, però devo dire la verità, piuttosto che quel ciuffo da Pidgeot, per rimanere in tema, sono contento di avere la barba lunga e i capelli un po' più corti, anche se non è un discorso relativo a che perdi i capelli, perché mi crescono anche troppo, ma perché li taglio troppo. Però volevo dare un'occhiata anche agli sfondi, How I Met Your Mother, Paulo Dybala, la mia squadra di calcio, la Gazzetta dello Sport della prima vittoria dello scudetto di Conte, Wobbuffet, Squirtle, Frankie, Stitch, le lattine di One Piece della Lemon Soda, un Goku lì dietro e tanto
tante altre chicche che in questo momento non vedete. Perché lì dietro c'è la scarpa della Nike, autografata di Candreva, che vedete ancora in realtà alle mie spalle anche adesso, un pallone del PSG che ho preso a un McDonald's in Francia, Buzz Lightyear, Blastoise, una Pokéball, una confezione di Rubino Omega, dovrebbe essere così, e tanti altri dettagli che in questo momento non si vedono. Si vedono le zampe di Pumba lì in alto sulla libreria. Ok, diciamo che abbiamo migliorato un pochettino lo sfondo dei nostri contenuti, no? E probabilmente anche il modo in cui andiamo in giro, capelli e tutto il resto. Sì, eppure parliamo ancora di Pokémon. Ci parliamo anche nel 2024, amico mio. Bene, sì, perché qualche giorno fa è uscito il titolo più atteso in assoluto per tutti gli amanti del brand. Pokémon Go, non sto... Si aspettava tanto Pokémon Go. Si attendeva da tanto. Perché è stato un po' anche quella voglia di tornare all'interno di determinate emozioni. E credo che sia stato quella spinta che poi ha permesso alla Pokémon Mania di tornare fortemente. Quindi si aspettava tanto Pokémon Go. Sto a spiegarvi in cosa consiste, perché chiunque ha aperto questo video sa perfettamente di cosa stiamo parlando. Ma voglio bensì parlarvi di cos'è per me Pokémon Go e di perché, sempre secondo me, è una figata fotonica. Diciamo che il modo di comunicazione anche quello è cambiato, ma 8 anni fa, ragazzi, 8 anni fa, YouTube era fatto così. Tanti tagli, un po' come se fossero gli shorts, i reel, i TikTok, però su tutto il video. Diciamo che vederlo oggi è un po' cringe, anzi un po' tanto, perché preferisco qualcosa di molto più dialogato, come vedete nei video che vengono pubblicati adesso. Ma è un ragazzino, quel Luca lì, è un ragazzino di 8 anni fa, a poco più di 20 anni, perdonatelo. In realtà questo video l'avevo spoilerato sulla mia pagina Facebook e qualcuno mi ha chiesto addirittura Facebook. Di farci un gameplay. Purtroppo non ho la possibilità di registrare lo schermo del mio iPhone e comunque... Ecco, rendiamoci conto. 8 anni fa non potevo portare il gameplay di Pokémon Go, non perché non ne avessi voglia, perché non ero in grado di registrare lo schermo del mio iPhone. Cioè, pensate alla tecnologia quanto è andata avanti nel frattempo. Pokémon Go è diventato il mio passatempo preferito. Quindi sì, voglio avere tutta quella libertà necessaria di giocare senza dover pensare di dover registrare. Io nel 2016 ho perso tantissimo tempo dietro Pokémon Go, insieme agli amici. Ci siamo tornati veramente indietro nel tempo e abbiamo fatto delle vere e proprie nottate a giocare a Pokémon Go. Nottate! Andavamo in giro di notte, buttavamo giù le palestre, catturavamo i Pokémon, prendevamo la macchina, andavamo dove spawnavano determinati tipi di Pokémon rari. In quell'estate avevo appena rotto la mia relazione precedente, quindi ero molto molto libero e anche per aiutarmi psicologicamente da quel punto di vista, Pokémon Go è stato l'ideale, veramente l'ideale. Voi mi conoscete, il mio canale è puramente calcistico. Che sia FIFA o discorsi sul pallone vero e proprio, poco importa. Il target è sempre stato più o meno quello. Però buttiamoci dentro anche Pokémon Go e i Pokémon in generale. Allora, perché Foolish parla di Pokémon? Foolish. Foolish. Perché ai tempi il canale si chiamava Foolish. Bei momenti. Perché Foolish è uno dei più grandi appassionati di Pokémon in Italia. Se vai, tiratela nel mondo, boom! Ecco perché, correva l'anno 1999, ero un ragazzino solamente di 7 anni e mi preparavo ad accogliere qualcosa che la mia vita l'avrebbe completamente cambiata. Beh Luca, guarda, ne approfitto per fermarti perché dopo 8 anni farai uscire un video sul tuo secondo canale chiamato, boh non mi ricordo, il lavaggio del cervello che Pokémon ha fatto ai bambini in Italia negli anni 2000. Una roba del genere. E se non l'avete visto vi lascio appunto la thumbnail qui, la thumbnail qui sopra per poter andare a cliccare poi nelle schede il link. Pokémon Rosso è stato il mio primo titolo in assoluto della serie, come potete vedere dalla copertina. Cavolo, non l'avevo visto prima quando abbiamo fatto il cerca i dettagli nerd. Madonna, guardate che casino, che confusione che c'era lì dietro, mamma mia. C'è anche un Toad lì sotto, vabbè. Che tuttora ci accompagna nei nostri video. Che tuttora ci accompagna anche adesso, perché potete vedere qui sopra, guardate, eccola lì, è un po' sfocata, nel senso che è fatta apposta per quel vedo non vedo, ma lì sotto ci sono copertine di rosso, blu, appunto i giochi, li vedete, rosso, blu, giallo, verde e anche un Game Boy Color, quindi ci accompagna tuttora. Ad oggi possiedo pressappoco tutti i titoli principali della serie per anche oggi. Portatili. All'appello mancano solamente Rubino, Rosso Fuoco ed Erdgold. Tuttora mancano questi tranne Erdgold, che ho comprato.
Alcuni perché ho deciso di comprare solamente la controparte, altri perché sono stati persi, scambiati e venduti nel corso della mia infanzia. Confermo. Pokémon è stata quella spinta decisiva alla mia personalità. Verissimo. Sono così come persona e anche assolutamente grazie a questo brand. Verissimo, perché Pokémon è stato troppo importante nella mia vita. Troppo. Troppo. Troppo importante nella mia vita. Dal punto di vista della formazione, anche personale, formazione lavorativa, dello stringere amicizie, tutto, creare relazioni. All'epoca non era facile come oggi, le informazioni si raccoglievano giocando per ore e ore e parlandone con gli amici. E creavamo le leggende metropolitane. Proprio per quello all'epoca nascevano le più grandi penso come 8 anni gente fa. Gente metropolitana e sui Pokémon più rari in assoluto da trovare, come mio. Ricordo i lassi di tempo infiniti nel cercare di spostare quel camioncino nella... Madonna. Io ho tantissimi ricordi che sono in macchina con i miei genitori, che andiamo al mare, andiamo posto X, e io che dietro, anche se mi viene la nausea quando sono in macchina a fare le cose, mentre mio padre guidava, io giocavo a Pokémon. Con 2 Game Boy e un cavo mi scambiavo i Pokémon con taglio prima di entrare sulla motonave Anna per andare a battere Surge e poi tornare a fare surf e vedere se c'era davvero quel camioncino. C'era, e quando arrivavi lì non ci potevi fare niente. Madonna. La motonave Anna, o battendo 100 volte la lega per avere finalmente una palestra tutta per me. O The Oxys, i lanci sulla luna. Tutte cazzate, ma intanto l'immaginazione di un Mamma mia, come parli male, porca vacca. Che cringiata incredibile. Quindi 7 anni galoppava come un Rapidash e contribuiva a formarmi quasi esattamente come leggendo un libro. Molto quasi. Poi internet cambiò tutto, nacquero i siti e dei siti forum. Collaborai con molti di questi all'epoca, partendo dalla Torchigon Page, passando per la Charizard Page. Certo. Sì, all'epoca la fantasia per i nomi dei siti non era proprio... Che cazzo c'ho sul braccio? Cosa mi è successo? Massimo. Torchigon Page si fuse poi con un altro sito, diventando quello che oggi conosciamo, Pokémon Millennium. Il nome di Pokémon Millennium. Conoscete Saidonia e Chiara? Bene. Ciao ragazzi, salutone. Ecco, io li conosco da molto prima rispetto a voi. Sì, io e Saidonia ci conosciamo da prima che iniziassimo tutti e due a fare video. E questa cosa fa molto ridere. Mi ricordo anche il momento in cui ci siamo conosciuti. Su Pokémon Millennium era stata indetta una Lega Pokémon di Pokémon Millennium che si giocava su un server di Showdown. Secondo me eravamo intorno alla 5ª generazione, perché ricordo che io giocavo un team basato su Politoed Raindance con Piovischio, che all'epoca le condizioni atmosferiche erano perenni se con Piovischio siccità, e si giocavano quindi Politoed o Ninetales, molto più forte la versione di Politoed, perché c'erano veramente delle robe rotte. E dovevi battere appunto dei moderatori di Pokémon Millennium che erano dei Super 4 o dei capo palestra, non mi ricordo, e Saidonia era quello di ghiaccio, e così ci siamo conosciuti in quel modo lì. E poi entrai anch'io a collaborare con Pokémon Millennium dopo aver già collaborato in passato con quella che era Torchigon Page, con Kiro Dennis Nakare, che ho visto che tra l'altro sta gestendo adesso i TikTok di Pokémon Millennium. Anche lui ci conosciamo da... ero un bambino. Rimasi nel Pokéweb per anni, salvo poi prendermi una lunga pausa e ritornarci intorno al 2012-2013. Tornai a collaborare su Pokémon Millennium come moderatore del forum, esatto. Ed è proprio lì che conobbi Saidonia. E vi ho spiegato il modo. In realtà mi riavvicinai a Millennium perché all'epoca stavo lavorando fortemente su un progetto che consideravo bellissimo. Allora, aprite bene le orecchie, perché io non mi ricordavo di aver raccontato questa storia, ma sì, ho fatto questa cosa qui. E poi dai, adesso ve la faccio raccontare da Luca di 8 anni fa, però è clamorosa. Mi piacerebbe portarvi anche questo sul canale, perché fa parte della mia storia e di quello che vi parlavo prima. Una fanfiction a tema Pokémon. Io ho sempre adorato scrivere e volevo scrivere i miei sentimenti, le mie sensazioni, i miei stati d'animo, le persone che conosco nella vita reale sotto forma di storia all'interno di quel fantastico mondo che mi aveva accompagnato sin da quando ho memoria. Sì, diciamo che fa specie, perché io ho sempre adorato scrivere, mi è sempre piaciuto tantissimo, anche i temi erano la cosa che preferivo fare a scuola. E oggi che sto intraprendendo un percorso da giornalista sportivo, sento di aver trovato la mia strada, e già nel 2012, quindi 12 anni fa, avevo iniziato a scrivere questa fanfiction a tema Pokémon, o 2012-2013, comunque giù di lì.
E ce la feci. Ad oggi quella fanfiction conta ben 48 capitoli scritti. Capito. Con la prima saga, quella di Kanto, ufficialmente conclusa. È Pronto. Stato il mio più grande segreto per anni e nella vita reale lo rivelerai, credo, solamente a un paio di persone. E tra l'altro un paio di miei amici durante una serata in discoteca, mi ricordo, che raccontai questa roba qua. Un mio amico li lesse anche tutti, tra l'altro... Ciao Begno, che tra l'altro so che guardi i video, quindi magari vedrai anche questo, non so se ti ricordi, ma tanta roba. Put, si chiamava la fanfiction, poi vi spiegherò anche il perché. Non ve la linkerò perché non voglio che venga trovata e perché un po' me ne vergogno. Sì, è vero, cioè, nel senso, non è che me ne vergogno, non è che non voglio che venga trovata, forse adesso non è neanche più presente sul web, in realtà. Però... mi sarebbe più piaciuto in realtà leggervela, tant'è che uno dei primissimi video che io abbia mai creato su YouTube sono io che leggo il primo capitolo di quella fanfiction, registrato con l'audio del microfono del computer. Se volete, qui ve ne metto un breve estratto. Capitolo 1. Inizia il viaggio. Gengar usa ipnosi e con il suo potere riesce ad addormentare il povero Nidorino, che ora è indifeso nei confronti dello spettro. All'improvviso, il televisore che stava trasmettendo il programma si spense. Ma vi basti sapere che Foolish esiste proprio grazie a questa cosa. Io inizio YouTube per colpa di Pokémon. E per quello che vi dico, anche la formazione professionale. Io ho iniziato a usare il computer per cercare di capire come si completava il Pokédex, come si catturava Mew. Quindi mi sono appassionato alla tecnologia in questo modo. YouTube stesso, che è diventato oggi il mio lavoro, l'ho aperto per Pokémon, quindi grazie, semplicemente. Stavo cercando un modo per ampliare il mio ridottissimo pubblico di solamente 300 persone e dissi, perché no, facciamo qualche video su YouTube nel mentre, esatto, che io leggo in sottofondo la fanfiction. Penso esattamente come Luca di 8 anni fa. E nel mentre scorre a schermo quello che sta succedendo effettivamente. Un lavoraccio al quale rinunciai ben presto, non vi... Sì, beh, diciamo che poi la tecnologia dell'epoca. Non ci uccide neanche il primo video. Ma fu proprio lì che scoprì Sì, ce l'ho privato probabilmente. Non è mai uscito. Questa piattaforma, e nel 2014 decisi finalmente di buttarmi sopra YouTube con la mia altra grande passione, che è il calcio. Insomma, come potete vedere, Pokémon, esatto, è qualcosa di estremamente legato alla Torna mia tutto. Essenza. E iniziai ad utilizzare e imparare ad usare un computer solamente per... Ragazzi, cioè, è incredibile. Io sto facendo lo stesso video di 8 anni fa. Mi vengono da dire le stesse cose di 8 anni fa. Cercare qualche informazione rarissima all'epoca. E questo ebbe influenza anche sul mio futuro, perché poi scelsi di frequentare un liceo tecnologico informatico e tuttora sto frequentando l'università di informatica. Quindi vedete come il computer incredibile si collega. E poi là dietro qualche pupazzo, Wobbuffet, Squirtle, Pikachu, grande, sono Wobbuffet, sempre presenti per non far mancare mai la mia essenza. Ho anche la maglia di Gengar. Bella, dove sei finita, maglia meravigliosa, bellissima. L'ho persa con i traslochi, probabilmente dove sei, si illuminava al buio, diventava fosforescente, meravigliosa, bellissima, aveva forse la scritta Nightmare sul sorriso. D'accordo Luca, ma tutto questo discorso con Pokémon Go, che cosa c'entra? Giusto. Avete ragione, ma adesso arriviamo al punto. Non so perché, ma questo video ha qualcosa di iotopico, perché... Grande, saluto Karim. Il finale vi ricorderà il finale dei suoi late show. Ricordo che a 7 anni sull'album di figurine di Pokémon lessi una frase che è tuttora scolpita nella mia mente. Questa non me la oggi, ricordo. Dopo 17 anni quell'album lo costruisco. L'abbiamo visto insieme, uno dei primi video di Nerd Retro. Bellissimo, completo, rotto. Coraggiosamente. Ma che frase è? Forse è l'unico che sia mai riuscito a completare. Vi vado, sì, a leggere la frase in questione. Ma no, la pubblicità. Ale, cambia anche la musica. Che editing. Il tuo decimo compleanno è davvero eccitante se vivi a Pallet Town. Ok. Puoi iniziare a collezionare i Pokémon. I bambini. Io mi ricordo anche la prima volta che lessi questa frase, che non avevo ancora 10 anni, e speravo di arrivare ad avere 10 anni per poter rileggere quella frase, consapevole del fatto che potevo essere un allenatore di Pokémon. Una delle prime cose che ricordo di aver letto nella mia vita. I bambini ricevono la loro licenza per Pokémon e vanno dal professor Rock al centro ricerche Pokémon per ricevere gratis un Pokémon. Questo, okay, Pokémon è gratis, solo il primo di tanti per i bambini di Pallet Town. Sono 150 da trovare, addestrare, scambiarsi e mandare in battaglia. Guadagnarsi l'ambito titolo di maestro Pokémon è davvero una gran sfida. Questa gara per diventare maestro Pokémon comincia male per Ash, 10 anni,
che si sveglia sempre tardi. L'ultimo Pokémon rimasto al centro è uno dei topini elettrici, un Pikachu. Ash. Topini elettrici. Cioè, ci rendiamo conto di chi scriveva questa roba che non aveva idea di cosa stesse scrivendo? Topini elettrici, Pokémon gratis. Cioè, nel 98, 9, 9, non avevano idea di quello che stavano scrivendo, non lo sapevano, poveracci. È felice di avere un Pokémon tutto suo, ma sicuramente l'irritabile Pikachu metterà entrambi nei guai. Ash dovrà fare un lungo viaggio per riuscire a battere gli altri bambini nel collezionare. Bambini. Avete capito? Che erano bene? Bambini. Che cosa vi ricorda tutto ciò? Io ricordo che pensai, wow, ma è esattamente quello che voglio fare io, ma mia madre non mi permetterà mai di partire alla ricerca di Pokémon. Pensa cosa cazzo pensavo a 7-8 anni. Ebbene sì ragazzi, è esattamente quello che ora posso fare con Pokémon Go. È vero. Solamente 3. Minchia, che cazzo di video, che bravo che sono stato. Giorni di utilizzo posso garantirvi che sono riusciti assolutamente a centrare quello che era l'obiettivo primario. Come? Ve lo spiego subito. L'altro giorno, durante la pausa pranzo dell'università, stavo girando per Ferrara alla ricerca di qualche Pokémon raro da catturare e di qualche palestra da conquistare. Vero. E insieme a me c'era Ceso, che vi ho già portato. Grande Ceso, un abbraccione. Come stai Ceso? Tutto a posto? Pezzo non ci vediamo. Sarà 6-7 anni, 6 anni, 6-5. Sul canale nel video di Minecraft. La cosa... Oh, i video di Minecraft addirittura. Ho giocato a Minecraft nella mia vita credo una settimana. Li ho portati sul canale, non me lo ricordavo neanche. La cosa strana è che nel mentre che giravamo noi due c'erano anche altri ragazzi in giro per lo stesso identico motivo. Vero, è stato pieno bellissimo gente. Sentire le grida di gioia di ragazzi che avevano trovato un Bulbasaur selvatico o vedere altri ragazzi ulteriori corrermi incontro mentre stavo cercando di catturare un Pidgeot selvatico perché anche loro volevano provare l'impresa. Stamattina sono andato... Allora, io adesso non gioco a Pokémon Go da 2016. Lo accendo veramente una volta ogni morte di papa. Tra l'altro c'è stato il momento in cui l'ho acceso tipo l'anno scorso che ho catturato un Pokémon, ero a pranzo da un mio amico, parlavamo di Pokémon Go perché alcuni miei amici ci giocano ancora, ho detto vabbè lo scarico e ho tirato una Pokéball perché c'era un Meltan, qualcosa del genere, l'ho catturato, sono andato a vedere l'ultimo Pokémon che avevo catturato, risaleva l'anno prima esattamente quel giorno, quindi una coincidenza della Madonna. Però vi devo dire assolutamente che Pokémon Go nel 2016 è stato qualcosa di incredibile, perché anche solo un Pidgeot sembrava una roba impossibile da trovare. Cioè lì volevi proprio completare il Pokédex, ti volevi quei 151. Adesso è andato in una direzione che non è più la mia. Però è stata la direzione che ha riattirato l'attenzione, ha riattirato la nostalgia sui primi 151. E banalmente, guardate, vi dico la banalità più totale, ma è esattamente la stessa cosa che hanno fatto con questo. Con 151. Identico, Pokémon Go 151, hanno fatto verde foglia, rosso fuoco, la stessa identica cosa. Non posso dire lo stesso per Let's Go perché non mi è piaciuto, tant'è che non l'ho completato, titolo che non mi piace per niente, e spero che martedì non ci sarà un Let's Go Yoto, spero più un Leggende Yoto o qualcosa del genere. Però l'input è chiaro, ha toccato i tasti giustissimi con Pokémon Go nel 2016, giustissimi. Sono andato a cercare una palestra che mi compariva sulla mappa per conquistarla e ho visto che nello stesso punto altri due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, stavano salendo la salita per arrivare in cima dove era situata questa palestra, sempre e solo per lo stesso motivo. Vero. Oggi pomeriggio a Bologna ho stretto amicizia con due ragazzi che stavano cercando di far cadere una palestra rossa per Vero. Farla diventare successivamente una palestra blu. Blu come noi, quella di Articuno. Tra parentesi, il mio colore è blu e quindi scegliete tutti il blu. Perché qui ancora la gente non aveva scelto i team. Madonna, con che faccia incazzata lo dicevo. Blu. Insomma, la gente sta giocando a Pokémon Go pensando che tutto sia reale. Pelle d'oca. Come nell'anime che ci ha fatto divertire e sognare da piccoli. Brividi. Non so se avete capito il messaggio che vi voglio passare, ma vedere persone di 24... Spero che l'abbiate capito, perché... cazzo, questo video è... editato malissimo, chiacchierato malissimo, però credo che il messaggio di fondo fosse quello giusto, bello. Poi
discutibilissimo tutto il resto. 25, lo sfondo. 26, 30 anni che durante la loro pausa pranzo, quindi il momento più libero che hanno durante la giornata prima di riniziare a lavorare e a faticare, si mettono alla ricerca di Pokémon per provare a tornare bambini e rivivere quelle emozioni che si provavano quando, finita la scuola, alle 16.45 ci si metteva davanti alla televisione solamente per assistere a mezz'ora di spettacolo, oltre a farmi venire la pelle d'oca. Per me non ha veramente... Minchia, ma com'è possibile che le stesse cose che dico oggi, prima, sono quelle che dirò nel video dopo? Che io non ho visto... Io non l'ho visto questo video. Io ho guardato i primi 3 minuti. O 2 minuti. Ma tutte le volte che dicevo una roba non l'avevo sentita. Adesso ho detto, vabbè, me lo riguardo tutto. Va bene. 21.000 visualizzazioni... 20... Boh, 20 rotte mila visualizzazioni però, Niente senso. E per senso intendo presto, ma ho detto una frase talmente... Cos'è che avevo detto? Non ha veramente senso. E per senso intendo presto, ma ho detto una frase talmente credendoci che non ci capivo più niente. Pokémon Go ha vinto in questo. Ricordo che dopo averlo scaricato durante il primo giorno non ero entusiasta del gioco. È vero, la prima cosa... Boh, vabbè, quindi... Non ne rimasi impressionato, ma solamente perché non avevo girato alla ricerca di altri allenatori in carne ed ossa. Sì, io mi ricordo che ero in università, ai tavoli, mentre stavamo studiando, me lo scarico, apro, Charmander è scritto Bulbasaur, vabbè, catturo Charmander. E poi non c'è più niente, vabbè, chiudo. No. Vicino a casa mia ci sono ben 2 palestre e vi giuro su tutto quello che è in mio possesso che io farò di tutto per farle rimanere mie durante tutta la vita. Guarda, Luca, non è andata così. Mi dispiace, non è andata così, tant'è che dove vivo adesso ho visto l'altro giorno che ho un Pokéstop, una palestra proprio attaccata e non me ne... cioè proprio... non so neanche dove iniziare. Perché in fondo l'obiettivo primario di Pokémon Go dopo il divertimento è solamente uno, anzi due, acchiapparli tutti e diventare il maestro di Pokémon. Però bella lettura, frase d'effetto di un certo livello. Sarà anche per questo che sono cresciuto con una mentalità che considero speciale, perché non mi accontento mai di essere uno dei più bravi. Ma chi cazzo sei? Essere sempre il migliore in tutto quello che faccio. Ma chi cazzo sei? Come ti permetti? Faccio. Poi posso non riuscirci, ma devo dare tutto me stesso per provare. Io non mi ritengo bravo o comunque il migliore in tante cose, però do sempre tutto. Se questo tutto è sufficiente, bene, se no almeno ho dato tutto. E con me stesso sono tranquillo. Ad arrivarci. E devo dire che anche questa cosa, incredibilmente, me l'hanno insegnata quei cartoni di 17 anni fa. Diavolo, inizio davvero a sentirmi vecchio. Amore mio, pensa dopo 8 anni. Da questo video qui. Fortuna che adesso c'è Pokémon Go in grado di farmi tornare bambino per qualche minuto. E magari per farmi perdere un po' di pancetta. Perché... Meglio deve ancora venire. Guarda. Avrò 5-6 kg in meno in quel video rispetto ad oggi. Ma va benissimo così, Luca. Tutto benessere. Vuol dire che stai bene. E quello non fa mai male. Ah, finito così. Carriera allenatore Sampdoria con Higuain e Ibrahimovic. Meraviglioso. Meraviglioso. Finisce così proprio. Con anche il simbolo dei Brailers. Fantastico, eh? Che ricordoni. Che ricordacci. Bello, però. Bello. Guardate quanto ci si credeva nelle grafiche... 8 anni fa. E quindi niente, ragazzi, questo è il primo episodio, no? Di questa serie. Sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Se avevate già visto magari quel video, se vi ho sbloccato un ricordo dalla memoria, o se volete altri video come questo, ve lo ripeto, lasciate un mi piace qui sotto, fatemi vedere nei commenti la vostra voglia e io ho altri video pronti, disponibili per essere visti insieme, a cui reagire, in cui un Luca di quasi 10 anni fa fa cose e dice cose a tema Pokémon. Ciao.